Ciao ragazzi, il video di oggi tratterà su come riconoscere un uomo violento. Non è che non ci siano anche uomini bravi che hanno violenza sulle donne, io non voglio essere di parte. Semplicemente che io, sinceramente, essendoci passata in passato, quando avevo 18 anni, avevo fatto pure un video a tal proposito su questa cosa, ho deciso perché non fare un video sui segnali che possono essere indicativi su come riconoscere un uomo violento. Bene, iniziamo. La gelosia eccessiva. Se il vostro uomo è geloso di voi, io penso che sia normale. Un po' di gelosia fa parte, diciamo, in un rapporto, è normale. Anzi, se si è gelosi, significa anche che ci si tiene a quella persona. Però se la gelosia diventa appunto eccessiva, ciò significa il controllo del vostro cellulare, i messaggi. Per esempio, voi state tranquillamente al telefono un attimo, arriva il vostro uomo e vi strappa il telefono dalle mani, come se voi non avete diritti, e quello non va bene. Secondo punto, sei aggressivo a parole. Per esempio, quello che posso dirvi è che il ragazzo che mi veniva dietro, che tra l'altro non ci siamo mai messi insieme perché ho capito subito il soggetto, e per fortuna, mi diceva che io valevo meno di una prostituta. Questo significa essere aggressivi a parole, umiliare la propria donna. Terzo punto, se non vi dà possibilità di scelta, cioè o fate quello che dice lui, oppure vi minaccia, dice per esempio, che ne so, se lui ha qualche foto di voi, mettiamo in intimo, perché di solito tra fidanzati ci si scambiano queste cose, dice per esempio faccio vedere la tua foto a tutti, oppure ti picchio, quindi voi dovete fare quello che dice lui. Quarto punto, se non vi lascia spazio per voi stesse, cioè per esempio voi desiderate un momento solo per voi e ve lo ritrovate dappertutto. Per esempio, che ne so, voi dite, mo voglio andare a svagarmi un pochettino in discoteca con le mie amiche e lui sta lì, si presenta lì come se niente fosse, oppure dite, mo voglio passare per esempio una domenica con la mia famiglia e lui ve lo ritrovate a casa vostra, cioè non vi lascia proprio spazio. Quinto punto, se vi fa violenza sessuale. Cioè, per esempio, faccio un'ipotesi, se voi state a dormire, se convivete con lui e vi rendete conto che mentre state dormendo, lui vi spoglia e vi fa quello che vuole, come se voi siete un oggetto, per me non va bene e penso che non va bene per chiunque. Perché per me questa è violenza, ma ho fatto soltanto un esempio, oppure se vi costringe, che ne so, che dovete per forza avere dei rapporti, oppure se vi costringe che vi dovete prostituire, non va bene. Un altro punto è se vi umilia davanti a tutti. Allora, ci può stare che una persona quando sceglie di fidanzarsi deve accettare pregi che difetti, però non è bello per un fidanzato che un fidanzato vada davanti a tutti e si mette a umiliare la propria donna, dicendo che quella c'ha questo difetto, questo e quest'altro. Non è bello. L'ultimo punto, se vi impone come vi dovete vestire. Allora, io penso che dipende anche dalla coppia, cioè mi spiego. Ad esempio, io a volte mi consiglio col mio fidanzato. Dico, guarda amore, tu che mi consigli di mettere? E lui mi dice, guarda, metti questo, metti quest'altro, mettere questo, ti sta bene questo, ti sta bene quest'altro. Però comunque lui mi dà possibilità a me di scegliere, cioè alla fine sono io quella che scelgo. Però se lui, mettiamo, vi impone proprio, dovete vestirvi così. Cioè alla fine non vi sta dando la libertà che voi meritate. Questi punti potrebbero trasformare il vostro uomo a lunga data in un uomo violento, perché per me anche questa è violenza, perché esiste una violenza molto più cattiva,
Diciamo che quella psicologica che fa più male questo che uno schiaffo, credetemi. Credetemi. Lo so perché io, avendo sofferto di bullismo, anche se non c'entra niente, ho subito bullismo fisico alle medie, bullismo psicologico alle superiori. Credetemi che mi ha fatto molto più male il bullismo psicologico che mi facevano alle superiori. Però vabbè, io penso che dipenda da persona a persona e da donna a donna. Fatto sta che ho voluto fare questo video proprio per sottolineare questi punti. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!